Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, sono qui per fare un video che sono molto molto contenta di girare, ovvero il video delle domande e risposte. Ho ricevuto veramente un sacco di domande, non me lo aspettavo. Sono contentissima del riscontro. Su Instagram sono tipo 80 domande, su Facebook una decina, sono tantissime, sono quasi 100 domande, un video tag abbiamo fatto praticamente. E quindi sono veramente molto contenta. Ovviamente per motivi logistici di tempo non posso rispondere a tutte quante le domande, perché ci metterei 90.000 minuti, quindi cerco di rispondere a tutte le domande che posso. E poi, quando non ci sta più, insomma, quando il video viene veramente troppo troppo lungo, smetterò di rispondere e le domande poi continuerò a rispondere nei prossimi video, perché ne farò altre di questo genere, sempre che a voi, insomma, piaccia come cosa. E ho ricevuto veramente un sacco di domande, per cui non vedo l'ora di cominciare a rispondervi. Allora, Maria Chiara mi dice: "Ah, ciao Marghe, sei bellissima e carinissima nei tuoi video." Grazie mille, Maria Chiara. Puoi dirmi il tuo fondotinta preferito? Allora, come ho detto molte volte, a me non piace moltissimo il fondotinta perché, non avendo particolari problemi di pelle, non lo utilizzo molto spesso. Mi è piaciuto molto quando l'ho utilizzato il Soft Touch Mousse di Essence, che è un fondotinta molto economico che a me è sinceramente piaciuto, però ultimamente sto utilizzando la BB Cream della Garnier per pelli miste o grasse, che ha comunque una buona coprenza, un buon effetto uniformante, e quindi ti consiglio quella se ti va di provarla. Sofia mi dice: "Ciao Marghe, ti seguo sempre, sei fantastica." Grazie mille. Le mie domande sono: da quanto tempo sei fantastica? Ciao Marghe, da quanto tempo sei fidanzata con Francesco e qual è la tua media scolastica? Allora, io e Francesco siamo insieme da quasi 4 mesi, oggi è il 10 aprile, non so quando riuscirò a pubblicare questo video, e noi facciamo 4 mesi il 24 di aprile. E poi la tua media scolastica. Allora, la mia media scolastica l'ho fatta matematicamente proprio dall'ultimo pagellino, è del 7,9, quindi su per giù tra il 7,5 e l'8 in genere la mia media. Elisa mi dice: "Ciao Marghe, se ti seguo sempre sei fantastica." Grazie mille. "Mi consigli un correttore economico con cui ti sei trovata bene? Un bacio." Allora, sicuramente mi sono trovata benissimo con il Natural Concealer della Kiko, che è il correttore quello liquido, nel colore 02, cioè quello giallino, mi piace moltissimo. Ultimamente sto utilizzando il Maximum Coverage, si chiama Maximum Coverage Concealer, della linea studio di e.l.f., che costa tipo 4 euro sul sito di e.l.f. ed è un correttore fantastico. Però appunto i correttori della Kiko sono fantastici per, insomma, prendere delle cose magari in un negozio fisico senza dover ordinare su internet. Mary Jane mi dice: "Ciao Marghe, sei stupenda." Grazie. "Ti vorrei chiedere come ti è venuta questa passione di fare la youtuber?" Un bacio. Un bacio anche a te. Allora, passione di fare la youtuber. Ho risposto anche nel TMI tag più o meno a questa domanda. Vedevo tutte queste ragazze, insomma, visto che parlo proprio del mio campo, quindi del trucco, che mettevano tutti questi video, ero curiosa e quindi ho cominciato a fare questi video anch'io, ovviamente magari non belli quanto molte altre ragazze, però è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Poi io sono una persona a cui piace molto chiacchierare, sono molto timida in realtà, non sono una persona che si vanta con un gigantesco ego, quindi no, non è questa la cosa, è che mi piace molto chiacchierare, mi piace molto socializzare con le persone e YouTube comunque è un ottimo modo, secondo me, per socializzare. E quindi sono molto contenta. Ci ho trascinato anche Giorgia. Ciao Gio, nel senso, ho insistito, insomma, per farle aprire un canale perché sapevo che anche lei sarebbe stata molto apprezzata e infatti così è stato. Ho portato una buona collega e comunque nulla, ho conosciuto un sacco di persone fantastiche e mi attraeva tanto la community di YouTube, per cui sono contentissima di aver cominciato, anche grazie, insomma, al supporto che mi avete dato voi. Andrea mi dice: "Ehi Marghe, ho un paio di domande da porti." Sono un sacco di domande, quindi vado in ordine. Allora, perché hai cominciato a truccarti? Allora, ho cominciato a truccarmi perché, avendo una scarsissima autostima, pensavo di riuscire a incrementarla un po' con il trucco. Non ci sono riuscita perché io ho questo problema, insomma, questo problema, questa cosa di avere una bassa autostima, ma quello purtroppo non riesco a farci nulla, e quindi comunque truccandomi questa cosa un po' si minimizza, per cui ho cominciato a truccarmi per questo e anche perché mi stavo appassionando tantissimo e sono molto appassionata di trucco. Quando hai qualche brufolino, come lo curi? Lo curo mettendoci un gel apposito e lavando bene il viso tutte le sere con un detergente. Comunque, ho fatto un video un po' di tempo fa sulla mia skincare routine in cui spiego tutto su come curo quando ho qualche imperfezione.
D'estate i capelli lunghi non danno fastidio? Allora, a me non danno fastidio, sinceramente. Se mi danno fastidio li lego, oppure sono in acqua per cui non, sono bagnati, non mi danno fastidio. Io sono amante dei capelli lunghi da morire, da quando da piccola avevo sempre i capelli corti, per cui adesso mi rifiuto di averli corti come prima. E quindi ci sono abituata, quindi no, a me non danno fastidio. Quali sono i tuoi smalti preferiti? Non ne ho di preferiti, di nomi da dirti. Ho fatto i video in collaborazione con Giorgia in cui parlo degli smalti preferiti sia primaverili, estivi che autunnali e invernali, per cui puoi vedere quelli, c'è cioè una carrellata infinita di smalti. Che piani hai per quest'estate? Non ho ancora piani in realtà, stiamo organizzando anche con degli amici, insomma, un viaggio all'estero, oppure so che sicuramente starò almeno un mesetto a Capalbio perché lì c'è la mia famiglia, poi viene anche Elvi, per cui siamo lì, però insomma non ho ancora deciso niente di particolare. Marta mi chiede: ciao Marghe, che liceo frequenti? Quale lavoro vorresti fare in futuro? Sei fantastica e sinceramente adoro la tua voce, non capisco perché ti criticano per il modo in cui parli, grazie mille. Allora, che liceo frequenti? Allora, frequento il liceo scientifico, sono al quarto anno, quindi penultimo. Quale lavoro vorresti fare in futuro? Non lo so, non ne ho idea. Passo da voler fare il medico, vorrei fare tanto la pediatra, o al fare la ricercatrice scientifica, al fare l'avvocato, al fare, non lo so, la makeup artist anche. Ci sto pensando, mi sono informata sulle accademie di trucco che ci sono qua in Italia, perché è una cosa che mi attrae moltissimo, solo che ho un po' paura dei pregiudizi delle persone, perché magari se non vado a fare l'università, essendo una ragazza della generazione nuova, magari ti dici, ma tu non contribuisci alla società, insomma, non lo so, sono in un periodo di confusione totale, come penso che sia anche normale, insomma, ora che si avvicina comunque il periodo delle scelte un po' complicate. Gaia: ciao Marghe, ti comincio a dire che sei bellissima e che ti adoro, grazie mille, e la mia domanda è: quali sono le youtuber che segui di più? Allora, ce ne sono un sacco perché mi piacciono tutte, io seguo veramente una cifra di ragazze. Allora, le più famose, Clio Makeup, Giuliana Makeup Delight 2009, Kiss & Makeup 01, La Sindina, Pepper Chocolate 84, Magico Trucco, J'adore Makeup, Cheryl Pandemonium, Gloria Fair, che ho scoperto da pochissimo ed è fantastica, è andata a vedere Gloria. Poi seguo moltissimo anche Arianna 141 Ari, poi seguo Annalisa Superstar, che mi fa veramente morire dalle risate, è una ragazza fantastica. Poi seguo ovviamente Giorgia, però quello non c'era bisogno neanche di dirlo, è abbastanza normale che lo facessi. Insomma, seguo tantissimo, Lolla ovviamente, Miss Strawberry Fields, come dimenticarsi di lei. Seguo tantissime ragazze, quindi veramente se dovessi fare un elenco ci metterei 6 anni. Rose Lion 90, ne seguo veramente veramente tante. Me ne sono sicuramente dimenticata qualcuno, mi mangerò le mani, ma ne seguo tantissime. Nicole: cominciamo col dire che sei più che fantastica, ti adoro, grazie mille. Davvero, siete dolcissime ragazzi, cioè, mi sento una stupida a dire grazie mille per ogni cosa, però cioè, siete fantastiche. Le mie domande sono: allora, qual è la tua marca di cosmetici preferita? Allora, la mia marca di cosmetici preferita è la Kiko, probabilmente, mi piace molto, sì, la Kiko. Dopo il liceo frequenterai l'università? Allora, al 90% sì, perché sono più che indirizzata verso qualcosa di universitario, quindi tipo medicina, ma anche, non lo so, non ne ho idea, ragazzi, sono in una confusione assurda, queste sono veramente le domande che non vanno fatte ai liceali in via dell'uscita dal liceo, perché già, vabbè, quindi non lo so, cioè, al 90% sì, comunque. Hai intenzione in futuro di fare incontri come alcune youtuber? Assolutamente sì, intanto me l'avete fatta questa domanda, assolutamente ho intenzionissima di fare un incontro, mi organizzerò, vi giuro, sia a Roma che anche a Milano, perché ho dei parenti a Milano, quindi posso appoggiarmi abbastanza facilmente, magari d'estate eccetera, comunque sicuramente cercherò di magari le ragazze di Roma e dintorni mi facciano sapere sotto nei commenti se hanno delle idee per dei giorni particolari, magari durante queste vacanze di Pasqua, insomma fatemi sapere assolutamente perché ci tengo tanto. Eleonora:
I tuoi cartoni animati preferiti? Allora, anche qui è una grande lotta perché ne vedo tantissimi. Allora, io e mia sorella guardiamo intanto tantissimo SpongeBob e Gumball, che sono fichissimi. Poi, Leone e il cane fifone mi piace un sacco. I Simpson non tanto, sono un po' controcorrente. Se ci sono li guardo, però non li cerco, non mi piacciono tantissimo, non uccidetemi. Poi, mi vedo molto volentieri Scooby-Doo. Mi vedo molto volentieri Billy e Mandy, mi piace un sacco. Insomma, ce ne sono tanti, tanti cartoni, mi piace vedere. Poi vedo molto i film di animazione comunque. Claudia, ciao Margo, la mia domanda è: quale animale ti piace? Ti voglio bene, ciao. Ciao Claudia, allora, l'animale che mi piace è il gatto sicuramente, io sono una gattara proprio nata, il mio sogno tra l'altro è avere un gatto, un altro, rosso. E comunque sapete che io ho due gatti che in questo momento stanno poltrendo sul mio letto, per cui non ve li posso far vedere, però sì, io adoro letteralmente i gatti, sono una gattara da quando sono nata e quindi gatti. Mi sono dimenticata da youtuber importantissime, Nadia Tempest che io stramo, stradoro, e Carol ovviamente, però per me lei non è una youtuber ma è un'amica e quindi non l'avevo inclusa in questa lista, perdonami. Comunque, incontrata mai una youtuber dal vivo? Sì, ho incontrato Nadia Tempest a gennaio ed è stato bellissimo. E poi tra le meno famose invece ho incontrato Chiara Joy Makeup, che adesso non fa più video su YouTube ma si è spostata su un'altra piattaforma. Però ho incontrato anche lei. Ciao! Hai qualche rimpianto nella tua vita? No, sono abbastanza contenta delle cose che ho fatto nella mia vita. Ovviamente ci sono sempre i rimpianti perché c'è sempre qualcosa che magari avremmo preferito non fare, però niente di super importante. Il tuo difetto peggiore? Sono molto permalosa, molto 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 permalosa e pessimista, purtroppo, spesso sono pessimista, però permalosa è il mio difetto peggiore. E il tuo vizio peggiore? I dolci vale come vizio? A quanti anni hai iniziato a truccarti? Ho cominciato a truccarmi, truccarmi tipo ombretti e robe varie a 13 anni, credo. Ciao Marg, mi piacerebbe sapere come organizzi il tuo tempo tra lo studio, i video e il tempo dedicato agli amici. Grazie, un bacione. Ciao Mara. Non dico tutti i nomi perché alcuni sono dei nick che non riesco a pronunciare, comunque penso che le ragazze comunque sappiano a quali domande sto rispondendo, eccetera. Comunque, come organizzo il mio tempo? Allora, io sono una persona che ci mette abbastanza a studiare le cose, se tipo ho un'interrogazione e cose varie, però è conciliabile perché ci sono ovviamente quei giorni in cui magari studio un pochino di meno, oppure io comincio a studiare comunque non prima delle 3, 3 e un quarto, per cui mi prendo magari quel tempo. Qua c'è un gattino che è venuto a disturbare. Saluta amicino, che prima parlavo di te. Ecco, guarda, ha fatto cadere il telefono. Saluta amicino. Ciao amicino. Vai, sei libero di volare. Quindi sì, concilio abbastanza bene il tempo alla fine, anche il tempo dedicato agli amici. Alla fine molti dei miei amici sono compagni di scuola, per cui ci vediamo anche magari per studiare eccetera, quindi ci vediamo lo stesso, ci vediamo poi naturalmente il sabato sera. Comunque riesco a conciliare più o meno bene tutto, non sono strapienissima di impegni. La persona più importante della tua vita? Sicuramente la famiglia, non c'è una persona, mia sorella perché... ovviamente non parlo di amici, di Francesco eccetera, perché è ovvio che sono persone importanti, però se proprio devo dire una persona importantissima per me è Giulia, mia sorella, perché è una bambina che è tipo il mio cucciolo, no? Cioè quella persona che dovrò curare per sempre e che sta sempre sotto la mia giurisdizione, diciamo. Ovviamente i miei genitori si occupano dell'educazione, però io sono tanto legata a lei, cioè penso che l'affetto lo puoi sapere soltanto se hai veramente anche tu una sorella, un fratello, eccetera. È pazzesco. E Alvin, te ti sgrulli proprio così, nei momenti amorosi. Quindi sì, Giulia sicuramente. Ciao Marga, sei una ragazza stupenda, ti adoro, grazie mille. Potresti parlare del liceo e del primo giorno? Sono in terza media, io prossimo anno farò il liceo scientifico, ho tanta paura. Allora, ho fatto tantissimi video di relazione a questo, quindi se cerchi sul mio canale ci sono un sacco di video che io ho fatto parlando proprio del liceo, del primo giorno di scuola, eccetera. Comunque non c'è niente da temere, veramente, l'esame di terza media non è difficile, si fa, è difficile ma non è impossibile, si fa assolutamente. Il primo giorno di liceo è un bellissimo giorno, è un punto di svolta, non c'è da preoccuparsi assolutamente. E io ero un po' emozionata al primo giorno di scuola, ma insomma niente di che.
Basta ragazzi, sto facendo un video veramente troppo lungo, non ce la faccio a rispondere ad altre domande. Fatemi sapere se volete subito un sequel, quindi il prossimo video che devo caricare è sono le altre domande, oppure se invece preferite un altro video. Devo fare un sacco di make-up, mi avete richiesto, un sacco di trucchi. Quindi adesso fatemi sapere, insomma, se volete un video sequel delle domande, oppure se basta, Marghe ci hai ucciso e ho ancora tipo 60 domande a cui rispondere. Cercherò di rispondere ovviamente nei prossimi video in relazione a questo, perché sono tutte quante domande a cui tengo. Nulla ragazzi, io spero che questo video possa aver soddisfatto le vostre richieste, le vostre curiosità. Fatemi sapere se avete delle altre domande sotto nei commenti, su Facebook, su Instagram, su Ask, su Twitter, sotto il letto, dove vi pare. E niente, vi mando un bacio.